Si è sposata a Palermo la vertenza SMIM dopo il tavolo prefettizio di ieri mattina a Caltanissetta. Se la regione finanzierà la cassa integrazione in deroga, così come concordato lo scorso 24 febbraio al Ministero dello Sviluppo Economico, l'azienda dell'indotto revocherà la procedura di mobilità ai 115 operai coinvolti a Gela, accedendo agli ammortizzatori sociali. L'assessorato regionale al lavoro, raggiunto dal prefetto Maria Teresa Cucinotta, si sarebbe mostrato disponibile ad affrontare proficuamente la questione. Il vertice regionale si terrà lunedì prossimo e subito dopo saranno riconvocate a Caltanissetta le parti interessate. Ci siamo aggiornati agli esiti di questa riunione che si terrà alla Regione per rivalutare la possibilità di vedere convertire eventualmente la mobilità in cassa integrazione per la prosecuzione della cassa integrazione in deroga. E per gli operai che chiedono il lavoro possiamo rispondere che in questo momento l'ENI sta andando avanti con cantieri più operativi di quelli che sono stati finora bloccati dalla necessità di acquisire una serie di autorizzazioni che ora si sono sbloccate e quindi possono avere concrete ulteriori opportunità lavorative con l'avvio anche dei nuovi cantieri. Siamo tutti coinvolti, dobbiamo fare un lavoro di squadra, come dico io, di intesa tra tutte le istituzioni, cosa che stiamo facendo. Io ho parlato anche con l'assessore regionale, l'onorevole Miccichè, che mi ha dato ampia disponibilità anche a collaborare, cioè a intervenire su questi tavoli, a dare il supporto anche della Regione Siciliana, che è un componente fondamentale nella discussione di queste tematiche. Per il Comune di Gela ieri era presente l'assessore Francesco Salinitro. Proprio il Comune di Gela è preoccupato di questa situazione, quindi per quanto è nella sua possibilità farà il massimo possibile nella direzione di evitare che il licenziamento ci sia. Ovviamente gli strumenti in mano all'amministrazione comunale sono molto, molto limitati perché attiene alla, a quelle che sono le attività imprenditoriali sia di ENI che della SMIM come fornitore, ma anche della Regione che ha la possibilità di decidere sugli ammortizzatori. Noi seguiamo con molta attenzione e molta apprensione l'evolversi della situazione. Gli stipendi dei dipendenti che non possiamo più mantenere, perché non, con la chiusura della raffineria sono venuti a cadere tutta una serie di ordinativi che prima sostenevano lo stabilimento e che ora non mancano. E noi aspettavamo, abbiamo mantenuto questa occupazione coperti da ammortizzatori sociali con gravissimi sacrifici e costi pesanti, pensando in una ripresa dell'attività produttiva della raffineria.